A proposito di cura dell'ambiente e del verde pubblico, siamo di fronte alla casa comunale e precisamente qui dove c'è la statua dedicata al Fante, o se volete al ricordo di una guerra, dove si fanno spesso manifestazioni. Una zona in cui campeggia questa targa, in cui l'ordine sovrano militare del Tempio di Gerusalemme rende onore ai martiri di Nassiria, uniti in un comune destino, cioè quello di morire per un ideale. Bene, questa aiuola si trova esattamente sotto le finestre della stanza del sindaco. E questa è la condizione dell'aiuola che la circonda. Una condizione che lascia molto perplesso, perché dà un simbolo di trascuratezza e degrado in un punto della città dove spesso ci si riunisce per manifestazioni ufficiali. La domanda che io pongo a chi è in quel palazzo: è possibile che nessuno se ne sia accorto? È possibile che solo passando di qua ci si renda conto di queste condizioni? Ma questa cosa vale per tutti i cittadini, tranne che per gli amministratori municipali. Sono così attenti a celebrare manifestazioni sotto strutture particolari, beh, questo se la sono proprio dimenticato. Non sarebbe il caso di intervenire subito? Ma qui non si intende colpevolizzare nessuno, sia chiaro, ma semplicemente dimostrare la condizione di disinteresse che può essere interpretata valutando questa aiuola. Forse non è così, forse il disinteresse non c'è. Io mi auguro per la città di Aversa che sia davvero questo. Però dal momento che stiamo facendo il giro dell'aiuola per ritornare sul punto di partenza e vi stiamo mostrando le condizioni in cui si trova, mi sembra impossibile che dalla finestra, da una di quelle finestre occupate da personale pagato dalla città di Aversa, dai cittadini aversani, nessuno si sia accorto di questa condizione di degrado, che sicuramente non dà un'immagine molto bella della città. Al di là della lapide posta dall'ordine sovrano militare del Tempio di Gerusalemme, posta qui da un bel po' di tempo.